eccoci qua. Adesso vediamo tutto che funziona. Ok. Chi di solito scrive e parla di altri, difficilmente parla di se stesso. Ci proverò. Anche il nome del rapporto. Va bene, no? Molti personaggi sono così. Siamo che moda e cibo possano essere considerati argomenti, diciamo, collaterali. In realtà sono due argomenti che proprio per l'importanza genetica, vorrei dire, data all'immagine, cioè al ruolo della comunicazione in un senso moderno, rappresentano proprio i punti di svolta e a volte anche di frizione rispetto all'evoluzione della nostra categoria. Guardo Stefania perché Stefania ha un conto in sospeso con i blogger, diciamo, però è proprio lì che hai visto come sta cambiando anche il nostro mestiere. E anche lì, nelle riflessioni che facciamo a Stampa Romana, invece di considerare i blogger dei nemici, si cerca di capire come mai, diciamo, quella partita non ce la siamo giocata noi, diciamo, professionalmente. Io dico alle tre relatrici, dovevo dirgli di non litigare, ma invece spero che litigiate, così insomma magari facciamo un po' di... esatto, facciamo notizia. C'è una grande domanda da parte dei colleghi di saperne di più del racconto della moda e del racconto del cibo, e quindi per questo c'è venuta questa. Il nostro ascolto aumentava, quindi non è un settore di nicchia, ma è un settore che attira moltissimo, soprattutto i giovani. Soprattutto i giovani perché vogliono sognare, perché vogliono vedere il bello. E qui poi apriremo una parentesi se ancora il bello esiste. Ma insomma, quello che abbiamo raccontato, soprattutto per l'alta moda, a Roma ci sono stati dei maestri molto importanti, e tuttora Roma comunque ha una vocazione di scoprire i talenti. Diciamo che io vorrei fare una piccola prefazione, soprattutto per capire se voi capite che cos'è il mobile journalism. Diciamo che il mobile journalism è nato, e l'ha raccontata benissimo Nico Piro nel suo libro, che appunto è Mobile Journalism, insieme ad Enrico Farro. Nico Piro avete conosciuto, Enrico Farro non c'è, però è uno delle colonne portanti del festival, perché è un videomaker che tra l'altro tuttora lavora per la RAI. Diciamo che il primo evento forse eclatante che ha sconvolto tutti noi e che è stato ripreso in maniera abbastanza fortuita è stata praticamente le Twin Towers. Le Twin Towers, il crollo e l'assalto da parte dei terroristi a New York, ha preso di sorpresa una città che è come quella di New York, la più telematica, la più nell'occhio della comunicazione, eppure nessuno era preparato. Gli unici due che hanno preso per caso questa ripresa sono stati due documentaristi francesi, Nodet, che erano al seguito di una squadra di pompieri che hanno sentito un frastuono, hanno subito innalzato le loro telecamere e hanno ripreso questo evento. Passando poi più in là, lo tsunami in Thailandia fu proprio un fenomeno ripreso, ripreso da addirittura turisti che erano lì e che erano dotati di telecamerine, ovviamente turisti molto facoltosi, che hanno ripreso proprio questo, come vedete, l'avanzata dell'oceano e la morte in diretta. Il terzo evento invece importantissimo è stato quello anche della primavera araba, sempre raccontato dal libro, io quindi non mi approprio di queste notizie, sono quelle di Nico Piro. La primavera araba è stata raccontata a Tunisi, quando dai telefonini Nokia, addirittura dai telefonini Nokia, hanno ripreso il tentativo di uccisione, di suicidio purtroppo avvenuto, di un ragazzo che gli avevano rubato tutte le sue, la sua merce. E il cugino, ricordando la morte di questo ragazzo, ha detto che se non ci fossero stati i telefoni in Nokia, probabilmente di questa rivoluzione araba nessuno avrebbe saputo, perché attraverso questi telefonini si è comunicato quello che stava accadendo, e quindi anche più là la protesta dei siriani, no, che si affidano ai cellulari. Quindi nel 2017 c'è una svolta, perché la European Broadcasting Union, che è proprio un'associazione di varie televisioni, che cosa fa?
apre non soltanto alle varie televisioni per scambio di immagini, ma agli utenti, alla rete, quindi è una cosa rivoluzionaria. Il mobile journalism è per tutti, diciamo, è per giornalisti radio, carta stampata, per testate digitali, offerta formativa solo anche sul web, è il caso nostro di Good in Italy, Web TV, che dopo vi presenterò. Uffici stampa, giornalisti della TV tradizionale e anche freelance, quindi è adatto a tutti, basta conoscere i mezzi. Poi ci sono i social, ovviamente, questo è importante, poi qui però vi lascio la parola, io non entro in merito. Che cosa accade nel mondo della moda e del design? Che accade? Ci sono dei magazine che erano tradizionali, adesso sono online, proprio per il discorso del web che ha portato una maggior diciamo, apertura rispetto agli utenti. Ci sono i blog, ci sono gli influencer, e il loro regno è appunto quello dei social network, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. E anche Chiara Ferragni è una che citiamo, cioè abbiamo qui una nostra Nadia Labena, abbiamo anche Natalia, che hanno creato una loro fortuna su questo. Poi vedremo però che ultimamente sia Valentino, sia Dolce Gabbana, sia, insomma, ci sono degli umori che abbiamo anche visto un po' a Milano Collezioni, e anche Enrico è uno dei testimoni, che il vento sta un pochino cambiando. Poi vi faccio vedere questo servizio su Alta Roma di Bilancio Rai per farvi capire qual è il sistema Rai e qual è il sistema adesso del mobile. Allora, secondo il documento traccia un bilancio di questa associazione. Roma si conferma città di shopping internazionale. Nelle prudente fioriscono nuovi negozi di grifo estremista. Blog, Onibiza Cloud, questo è il mio blog. Dove è scritto normalmente in inglese e italiano, molte volte appunto presento vestiti, però sempre con questa attenzione per l'isola. Instagram, in cui ho creduto fin da subito come social media molto potente, feci dei corsi online tanti anni fa e sono quelli che hanno permesso appunto di iniziare a sfruttare anche sinceramente a livello economico la sua potenzialità. E soprattutto secondo me la differenza tra Instagram e Facebook è anche il tipo di target a livello di età. Un tipo di persone, soprattutto più adulte, sono più legate a Facebook, i più giovani sono più legati a Instagram. E le persone più adulte si stanno avvicinando adesso anche a Instagram. La soluzione io l'ho trovata con il mobile journalism. Devo dire che sono stata molto fortunata perché ho avuto modo di seguire Enrico Farro, Nico Piro nei loro corsi organizzati per Stampa Romana, e per me è stata una vera e propria illuminazione. È chiaro che in una sola figura del videomaker o del mobile journalist dobbiamo sapere fare tante cose. Ovviamente ero assolutamente restia ai social. Vi dico che non avevo la mia pagina Facebook, non avevo Instagram, non ero neanche capace, cioè me l'hanno dovuto aprire, non ero assolutamente in linea con tutto questo. Quindi ho iniziato al contrario, ho iniziato con il blog e ho aperto comunque social, perché attraverso i social, in modo particolare attraverso Facebook, si fa arrivare una bella utenza sul blog. Dopo neanche un anno ho iniziato a essere contattata per delle campagne social per brand e per store. Questo con mia grandissima sorpresa, insomma, mi sono ritrovata da gestire una passione a effettivamente dover fare, la scelta è stata ok, va bene, se dalla passione è nata questa bella cosa, benissimo. Quindi comunque mi sono segnata un corso di editoria web e blog, ho imparato il linguaggio SEO perché insomma tante cose non le conoscevo bene, ho cercato di perfezionarmi, anche perché ragazzi a 50 anni non ti perdona niente nessuno, la cretinata della ventenne va bene scritta, quando sei una donna adulta sei molto più attenta a non fare brutte figure, cosa che correvo il rischio di fare, perché la mia è una passione per la moda, ma non era la conoscenza della moda, nel senso, non sono l'esperta di moda, sono quella che ama la moda, ha sempre avuto forse buon gusto, voglia di interpretarla, ma da lì a dire di essere un'esperta del settore, veramente sono due cose completamente diverse. E sicuramente i brand traggono un grandissimo profitto da Instagram, anzi direi, non i brand, direi che il settore fashion è quello che l'ha sfruttato e lo sa sfruttare al meglio. Prima di tutto il brand, per esempio attraverso il suo profilo Instagram, si può raccontare, può parlare direttamente con un pubblico molto 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 vasto.
Poi nella moda si gioca, ci si diverte, certe volte ci sono delle cose eccessive, ecco, se, ti farò vedere. Tu avrai visto sicuramente fuori, io quest'anno a settembre ho saltato questa edizione perché avevo altri impegni e quindi non sono potuta andare. Io sono la prima della mia categoria che dice mamma mia, cioè vestitevi e non travestitevi, non mai sottovalutare lo street style, perché l'alta moda noi lo sappiamo che prende tantissima ispirazione dallo certo, street ci style sono fashion culator, no? Però ci sono, c'è street style e street style è un'altra, cosa, è un'altra cosa, no no no, ma mi trovate perfettamente d'accordo. E quali brand stai seguendo? Ovviamente se parliamo di top brand non si dice mai di no, è la verità, è la pura semplice verità, che già il brand alto comunque ti dà la garanzia di avere una bella visibilità. Tra l'altro non bisognerebbe essere capaci di poter dire no, se noi sappiamo che questo brand noi non lo riusciremo a rappresentare o comunque che non abbiamo un'utenza finale interessata all'argomento per la mia credibilità e comunque per anche per una correttezza lavorativa. Instagram è anche il luogo dove le campagne, dove si incontrano, cioè dove proprio si sviluppano le campagne tra influencer e marchi. Addirittura alcune volte creano le sfilate che sono giuste da poter poi ricondividere come contenuti sui social, quindi anche loro si muovono molto. Dunque, da Fendi abbiamo visto Chiara Ferragni vestita di tutto punto da Fendi, molte blogger giapponesi vestite da Fendi, un cagnolino quasi vestito da Fendi e basta, è soltanto un discorso di immagini, foto, non c'è altro. Siamo imprenditrici di noi stessi e dei nostri canali social, creiamo delle campagne pubblicitarie, è un bel impegno, è un lavoro, è qualcosa che credo sia giusto, sia retribuito, se fatto con serietà, se c'è veramente qualcosa di vero realizzato. Noi influenziamo solamente l'acquisto, oppure indossando tanto un brand possiamo dare una visibilità, un trend, possiamo dare una visibilità maggiore a quel trend, ma non diamo la notizia. Ecco, io ho visto il tuo filmato bellissimo dove raccontavi del tessuto chiffon, dove c'era l'intervista allo stilista. Noi durante la sfilata facciamo semplicemente le stories, perché sono quelle che arrivano. E che cosa facciamo però? Rendiamo la moda avvicinabile a tutto il mondo e non solamente a un'elite, a chiunque è interessato all'argomento. Quindi le persone attraverso noi blogger si trovano alla sfilata, si trovano al backstage, si trovano al dietro le quinte. Non è la stessa cosa, però se le persone mi seguono a me è perché ho una simpatia, perché ho dei gusti, ho un modo di fare che alle persone piace, quindi gli dai quel pepe in più, gli dai vita all'immagine. Anche i giornalisti mettono del loro quando fanno un reportage. Quello bellissimo sul Neymar che hai fatto tu è un reportage giornalistico. Sì, non è, cioè, quello è un vero blog, ma una che si selfa una sfilata e dite che io bello questo vestito. Io l'ho fatto. Questo vestito è un vestito di Fendi, che bello questo vestito, guardate questo vestito. Cioè, anche no. Attualmente l'impatto degli influencer sul fatturato mondiale di e-commerce è pari al 3% del fatturato globale delle vendite online. Quindi, cioè, non è che sia proprio sta cosa, diciamo così, determinante, insomma, no? Che stiamo dicendo. Poi, il discorso dei brand. Allora, ci sono personaggi che vanno negli showroom e, fra virgolette, ricattano determinati tipi di marchi o di stilisti, no? Tipo Dolce & Gabbana si sono rifiutati di subire, per primi hanno denunciato questa cosa, hanno detto no, la signora Ferragni è venuta da noi, pretendeva la borsa gratis, noi non gliel'abbiamo voluta dare, e lei da quel momento non fa nessun più tipo di attività nei confronti di Dolce & Gabbana. Ora, non mi sembra una cosa, allora si parla di sostenibilità nella moda, secondo voi, no, apro un dibattito, tutto questo è sostenibile? Oppure è sostenibile il giornalismo vero, l'informazione vera? Ma sono due mondi che si è verificato nella moda, e quindi la commissione tra informazione e pubblicità è uno dei terreni di gioco della nostra professione. Noi abbiamo una base comune di lavoro, che è questa roba qui, diciamo, tutto il tavolo che voi vedete è la base comune, gli strumenti sono praticamente identici. Cosa rende le due professioni diverse e il pubblico di riferimento, ma cosa rende le due professioni
identiche e dire al pubblico di riferimento io in quel momento che cosa sto facendo. Cioè, l'importante è che io al pubblico, al mio pubblico di riferimento, devo dire sempre che giacca indosso. Posso vedere? Cado degli uffici stampa sta differenza, non la conosco. Però fanno molta confusione in realtà. Però tu sai, e qua mi ricollego a quello. Però l'ufficio stampa è un collega. L'ufficio stampa tendenzialmente. A Milano no. Tendenzialmente è un giornalista. Sarebbe ora distinguere. Però ecco il valore delle comunità professionali. Le comunità professionali, se sono buone comunità professionali, hanno una ottima capacità, sono un po', di autoregolarsi. Qua due anni fa io ho fatto un intervento sul mobile giornalismo all'Eurovisione ed era una conferenza su scienza e tecnologia. Allora quando ciò che ci ha fatto tutto uno studio, ho parlato circa un'ora e ci ha raccontato come su internet fare debunking, cioè spiegare che uno non è giornalista ma è influencer, che uno dice le fake news non è vero, eccetera, eccetera, non serve a niente, perché alla fine le persone sono felici di ascoltare solo le opinioni che rafforzano quello che loro già pensano. Però tutto ciò in Germania non esiste. Anche mi sono stato detto, scusi professore, perché in Germania non esiste? E lui, c'è un motivo tecnico, l'algoritmo, io immaginavo una cosa. Dice no, perché i giornalisti hanno conservato una reputazione che nel resto d'Europa hanno perso. I giornalisti oggi devono essere più che mai affidabili, devono essere più indipendenti, devono verificare le immagini che magari un semplice cittadino gira, vedere se sono veritiere. Questo è il lavoro che deve fare, magari deve usare proprio le immagini del cittadino semplice che magari è riuscito a girare proprio quell'evento, si è trovato in quella circostanza e magari il giornalista non ce l'ha. Quindi può usare anche quelle immagini verificandole. Quindi il lavoro del giornalista è questo.